Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e bentornati a questo nuovo episodio di Beyond, il sole nero. Il condensatore buona visione ragazzi. Del Kazakhstan è stato distrutto e il varco è ora inaccessibile. Siamo l'unica nazione con accesso all'inframondo. La situazione apre a nuove strategie e a nuove prospettive militari. Attueremo nuovi programmi per scoprire potenziali risorse e sviluppare quindi applicazioni militari. Abbiamo già trovato il modo di legare le entità a soldati umani ed è solo l'inizio. La questione è molto più importante dell'esplorazione spaziale o dello sviluppo nucleare. Abbiamo scoperto un nuovo mondo. Un mondo tutto da conquistare. Questo segna l'inizio di una nuova era per il nostro paese. Quelli del Pentagono ti hanno deluso? McGrath mi fa schifo. Il tipico esempio di bastardo cinico. Sono certa che farei un grande favore al paese se lo lasciassi nelle mani di Aiden. Abbiamo fatto la nostra parte. Ci hanno detto che era la cosa giusta. Ma in questo modo noi abbiamo dato al Pentagono il controllo totale dell'inframondo. Cosa farai adesso? Non lo so. Mi serve tempo per poter riflettere, capire cosa voglio davvero. E tu che farai? Beh, la CIA ha pensato a sistemarmi. Stipendio, auto di lusso, partite a golf. Non ho ancora accettato, ma ci sto pensando. Senti, Jody, so che tra noi non è stato facile e io non ho agito sempre nel giusto. Ma forse possiamo ricominciare. Costruire qualcosa insieme. Dopo tutto quello che abbiamo passato, forse ne vale la pena. Non sono pronta. Forse mi serve tempo. Mi dispiace, Ryan. Sì, capisco. Ma comunque vada, ricorda che per te ci sarò sempre. Ah, eccoti qua. Nathan ti sta cercando. Vieni, ti accompagno in ufficio. Ciao, Ryan. Oh, a proposito, in ufficio c'è una bottiglia di ottimo scotch che ti aspetta. Ci vediamo là? No, grazie, ma... E dai, non farmi bere da solo. È un'ottima bottiglia. Ti vengo a cercare io, ok? Andiamo, Jody. Certe decisioni sono dure, Jody. Spero tanto di non sbagliarmi. Fai ciò che ti dice il cuore e prenderai la decisione giusta.
Ok, siamo arrivati. Quando finisci, verrò a prenderti. Ok. Qualsiasi cosa dica Nathan, sta attenta. Jade, che bello vederti in forma. Io ho fatto la mia parte. Adesso tocca alla CIA. E per quanto riguarda la CIA, tu non esisti più. Ora sei Elizabeth North. Nuova identità, nuova vita. Sono $500,000 per i servizi che hai reso. Ti aiuteranno a ricominciare. Grazie. Prima che tu vada, c'è una cosa che devo chiederti. Quando mia moglie e mia figlia sono morte nell'incidente 15 anni fa, anch'io volevo morire. Ho pianto molto, sbattendo la testa contro il muro, cercando un perché, perché. Perché loro. Non potevo più stringerle a me. È come una ferita che non si rimargina mai. Ma poi sei arrivata tu. E allora ho capito che. Che loro erano ancora qui, vicino a me. Solo che io non le vedevo. Il governo mi ha dato tutto il necessario per studiare l'inframondo. A loro interessavano le applicazioni militari. A me interessava rivedere la mia famiglia. Mi ci sono voluti anni, ma alla fine sono riuscito a creare questo. Ciao, tesori miei. Vengo a trovarle tutti i giorni. Presto saremo insieme. Sto lavorando a un condensatore modificato, in grado di comunicare con le anime dell'inframondo. Parlare con i morti, Jody, te lo immagini? Che cosa vuoi da me? Che mi aiuti a parlare con loro. Voglio sentire le loro voci, dire loro che cosa sto facendo. Solo finché dura la mia ricerca. Sei l'unica persona che può farlo. Nathan. Nathan, sono morti. Sono nell'inframondo adesso. Non puoi farmi tornare indietro. Mi dispiace. Non posso aiutarti. Io non sento le loro voci da 15 anni.
dal giorno in cui le ascoltai grazie a una bambina. Tu. Per favore, Jody, fallo per me. Dammi le mani. Mi sei mancata tanto. Ti prego, lasciaci andare, Nathan. Ci stai facendo soffrire. Devi lasciarci andare. Devi lasciarci morire. Bugiarda. L'hai detto tu, non l'ha detto Helen. Mi stai trattenendo qui. Sono lacerate a metà tra i due mondi. No, non ci credo. Stai mentendo! Io so che vogliono stare con me! Loro vogliono stare con me! Nathan, capisco bene come non ti senti. Non sai niente di come mi sento! Hai capito niente! Addio, Nathan. Spero troverai la pace. Salve, Jody. Lieto di rivederti. Beh, ci hai messo in una situazione difficile, lo sai. Non possiamo liberarti. E nemmeno ucciderti. Chissà cosa faresti dall'altra parte. Pertanto, la soluzione è una sola. Ti inietteremo un neuroacido che ti causerà un irreversibile coma. Proprio come facemmo con tua madre. Un discreto e elegante modo per concludere la nostra collaborazione. Addio, Jody. Ti saremo eternamente grati per il tuo aiuto. Jody, tu mi hai aperto gli occhi, era talmente ovvio, ma non volevo vedere. Aiutami, Nathan. Realizzerò il sogno più antico dell'umanità. Nessuno dovrà mai più morire e nessuno dovrà mai più separarsi da chi ama. Io voglio disattivarlo. L'inframondo si riverserà nella nostra dimensione. La vita e la morte unite in un solo mondo. Dall'altra parte non ci sono solo
Riesce? Ho sconfitto la morte, Jodie. Sono sicuro, andrà tutto bene. Devi fidarti di me. Tutto andrà bene. Dov'è il resto della tua squadra? Ah, Vince e Nick. Permesso di 3 mesi. Conoscendoli saranno su qualche spiaggia esotica. Ah, come l'invidio. Avrei un paio di email da inviare. Ti spiace se lo faccio prima del nostro brindisi? Ah, fai pure. Ok. Tenete delle entità qui dentro? Buon Dio, no. Sono intrappolate nel campo di contenimento. Aiden? Sei tu, Aiden? Sei uno scherzo a non far ridere. Perché mai Aiden sarebbe qui? Che c'è, Aiden? Dov'è Jodie? Portaci da Jodie, Aiden. Facci strada. Bene, e adesso? Di qua. Prendiamo l'ascensore, così. Tranquillo, ci penso io. Serve aiuto? Cole Freeman, autorizzazione di livello 3. Lui è con me. Spiacente, signor Freeman, ma lei non ha l'autorizzazione per accedere a questo livello. Beh, forse può fare un'eccezione. Volevo solo mostrare al signore... Mi dispiace. È un'area a livello 4, riservato. Lei non ha le credenziali idonee. Dobbiamo superarlo, Aiden. Eterno 42, pronto? Pronto? Pronto?
affatto. Temo che ci sia un errore, le spiace ricontrollare. Cole Freeman e Ryan Clayton. Mi perdoni voi? Sì, ci siete sulla lista. Le mie scuse. Passate pure. Grazie. Presto, Aiden. Portaci da Jody. Bene, e adesso? Si è mosso qualcosa. Jody è qui? Jody! Presto! Presto! Nathan! Vuole disattivare il campo di contenimento. Cosa? Ma perché fare una cosa simile? È impazzito! Crede di far tornare la sua famiglia. Dobbiamo fermarlo subito. Il campo di contenimento. Mio Dio, l'ha fatto. L'ha fatto. Abbandonare subito l'edificio. Serve aiuto. No. Abbandonare no, sto bene. Da questa parte. Vai qui. Non state qui. No. Dobbiamo salvare l'edificio. Ora. Forse c'è ancora un modo per riattivare il campo. Sempre che non sia troppo tardi. Come lei. Si levi di mezzo. Clayton, tirami subito fuori di qui, Clayton. Agente Clayton, questo è un ordine! Lo consideri come le mie dimissioni. Morirete tutti. Moriremo tutti. No, no, no. Avanti. Stammi vicino, ok? Non funziona. Non posso fermare il condensatore o riattivare il campo. Non possiamo fare niente qui. Andiamoci finché siamo ancora in tempo. Forse c'è una cosa. Presto! Non c'è più tempo! Che cosa fai? È un campo di contenimento portatile. Dovrebbe permettermi di raggiungere il condensatore e attivare l'autodistruzione. Forse in questo modo potremo chiudere il varco.
È rischioso, ma non ho altre opzioni. Sai che è una pazzia, Cole. Dobbiamo lasciare che siano i militari a sistemare il loro casino. Jody, no. Cole ha ragione. Non abbiamo scelta. Che fai? Ho sempre voluto morire, Jody. Il Sole Nero è al centro della cupola. Nessuno c'è mai stato prima, perciò non sappiamo cosa troveremo. Quanto tempo all'attivazione dell'autodistruzione? Il sistema è progettato per il controllo da remoto. L'esplosione sarà praticamente istantanea. Non faremo ritorno. Senza di me. No, non se ne va. Io non ti lascio qui. Trova il Sole Nero, Jody. O nessuno si salverà. Ha ragione. Coraggio, Jody. Facciamo la finita.
Senti anche tu! Non farci caso! Non ti fermare! Come ti pensi? No, è impossibile! Chi sono? Non volevo! Anime! Yes. Anime sparite! Siamo circondati! Lo so! Quante cose! Mi siete mancate tanto. Solo tu puoi risolvere le cose, Jody. Fallo per me. Jody, meno male. Cosa è successo? Ha trovato quello che cercava. Andiamo. Controlla il pannello. Sono sicura, ti ho detto che non funziona. Cazzo, pensa. Pensa, Ryan. Cazzo. Tieni. No, cosa stai facendo? È più facile che sia tu a distruggere il sole nero. Prendila no, e fallo. No, quelle cose ti uccideranno.
Jody, prendi la cintura e distruggi quel condensatore. E adesso vai prima che cammini. Ti inietteremo un neuroacido che ti causerà un irreversibile coma. Proprio come facemmo con tua madre. Senti, sono stufo, marcio, di tutte le tue storie! Jody, questa volta le prendi! Mi voglio la mia mamma! Cerchi di calmarsi, Nora! Devo vederla! La mia mamma! Per l'amor del cielo, ma cosa sta succedendo? Il gemello, strangolato dal cordone umbilicale. Non abbiamo potuto vedere. Voglio vedere. Aiden. Il mio gemello. Mio fratello. Non potevano separarci. Le nostre anime erano legate. Io ti ho amato e odiato per tutti questi anni. Tu eri una parte di me. Un altro mondo. Essere vento, stelle, universo. Insieme ad Aiden e a coloro che ho amato.
vita, emozioni, essere morti. Ti amo, Johnny. Diventare vecchi. Ti amo. Quante cose ancora da fare. Siamo riusciti. Jody è fatta. Ok ragazzi, come avete potuto vedere, ho fatto la mia prima scelta, ovvero la vita. E niente, questo gameplay finisce qua e il prossimo sarà l'ultimo gameplay. Ovviamente ci saranno diversi finali che non starò qui a fare tutti, però comunque niente. Al prossimo gameplay. Ciao ciao da Genetic DNA.